Fare impresa, idee di crescita e di sviluppo, per guardare con speranza al futuro. Alle battute finali della campagna elettorale è tempo di bilanci per i candidati al Parlamento del centro-sinistra che si sono riuniti ad Andria. Elena Gentile, candidata al Senato per il centro-sinistra nel collegio uninominale Puglia 3, Filippo Caracciolo, candidato alla Camera per il centro-sinistra nel collegio uninominale Puglia 4, Assuntela Messina, candidata al Senato per il PD, nel collegio plurinominale Puglia 1, Fabrizio Ferrante, candidato alla Camera per il PD nel collegio plurinominale Puglia 4, Deborah Ciliento, candidata al Senato per il PD nel collegio plurinominale Puglia 1, tutti insieme hanno così incontrato gli elettori, ribadendo la necessità di sostenere il Partito Democratico. Che l'unico voto importante, l'unico voto che serve è il voto per rafforzare il Partito Democratico che ha ben guidato ultimamente la nostra nazione e deve continuare a guidarla nei prossimi anni. È una nazione che non può essere lasciata ai populisti, non può essere lasciata a chi fa solo fumo e non sostanza. Noi abbiamo vissuto degli anni di ripresa, l'Italia sta ricominciando a camminare, sta al passo dell'Europa e questo può continuare a venire solo dando forza al Partito Democratico. Il più grosso errore oggi è non andare a votare perché gli altri decidono per te e io spero che quegli indecisi si convincano e che capiscano che oggi l'unico voto importante, l'unico voto vero, l'unico voto che serve alla nazione è il voto al Partito Democratico.